E salve a tutti amici del canale, benvenuti in questo nuovo video dove continueremo a parlare del light spinning, quindi daremo qualche consiglio sul light, ultra light spinning. E la volta scorsa abbiamo analizzato una situazione di spiaggia profonda caratterizzata per lo più dalla presenza di caranghi del Mediterraneo, però in realtà quello è uno spot che dove un po' girare un po' di tutto a livello di carangidi. E quindi le tecniche per insidiare questo tipo di predatore. Oggi siamo in una situazione molto diversa, siamo in una spiaggia bassa, quindi a differenza di quella precedente dove dopo diciamo dei ciottoli poi cominciava una distesa di sabbia e comunque profondità anche di 4 metri, 5 metri, qui invece abbiamo una situazione di profondità che non arriva diciamo a 1,5 metri, 2 metri diciamo a distanza di lancio, quindi una spiaggia bassa. E dove troviamo però dopo un po' di ciottoli troviamo proprio rocce vere e proprie, quindi che dove molti predatori del sottocosta possono trovare riparo e tendere agguati. Quindi troveremo un tipo di fauna diverso, per carità qualche carango e qualche leccia qui gira pure, però soprattutto troveremo predatori d'agguato, quindi sciarrani, cerniotte. Può capitare poi un po' la qualsiasi, però insomma tutti, soprattutto sciarrane e cernie saranno i nostri target principali. Quindi cambieremo completamente la tipologia di artificiale, per carità qualche lancio a pensi, la jig lo facciamo perché appunto qualche volta gira anche qualche predatore rapido, ma soprattutto useremo minnow, roba abbastanza lenta che fa molte vibrazioni. Ecco, tra l'altro una mangiata proprio in questo momento, proprio qua davanti, chissà cosa sta girando. E quindi minnow, qualcosa che va lento, che fa molte vibrazioni, e gomme. Più o meno questa sarà la tipologia di artificiali che andremo a utilizzare. Ci vuole chiaramente un'attrezzatura adeguata. Io mi sono portato la Delicacy della Mavlos, che è una ultralight, una 0,8 10 grammi in versione tubular, mulinello piccolino, un Daiwa Fuego 2000, e quindi cominceremo subito con qualche hard bait. Ora, visto che c'è stata una cacciata qui, monteremo un piccolo minnow, vediamo se gira ancora qualcosa. Ed eccoci qua. Come dicevo, comincio con un piccolo minnow, l'X-Rap Countdown della Rapala, un artificiale di appena 4 grammi, quindi mi trovo estremamente bene con questa canna, rientra perfettamente nel range. Mi raccomando, mi rivolgo chiaramente a chi inizia, artificiale all'interno del range della canna, perché a volte vedo delle cose che non si dovrebbero vedere. Cioè, se sforate di un grammo non succede niente, però dico, su una canna da massimo 10 non montate un artificiale da 20 grammi perché cioè, rischiate di fare danno, a parte che non avete nessuna sensibilità. Eccolo, cosa abbiamo preso? Eri tu che facevi il buono e il cattivo tempo? Un piccolo sciarranotto. Probabilmente era lui che stava scatenando il panico prima con le mangiate. Piccolo sciarrano che andiamo a liberare. Ok, parliamo un attimo del movimento da imprimere a questa tipologia di artificiale. Chiaramente, no, perché i nostri predatori dovrebbero attaccare il nostro artificiale? Perché andiamo a simulare un pesce in difficoltà, un pesce ferito o che comunque per qualche motivo nuota male rispetto ai pesci che normalmente girano, e quindi vuol dire che è debole e quindi può sfruttare l'occasione con poca energia di assicurarsi un bel pasto.
Quindi già di suo con il rolling e il bobbling, anche ritirarlo linearmente, lui è in pesca, perché comunque già è un bel movimento. Però noi possiamo fare anche un po' di fantasia nostra, qualche cosa in più per renderlo ancora più in difficoltà. Possiamo dare dei colpetti, delle, ritirarlo, recuperarlo un po' più velocemente, un po' più lento, fare dei micro stop. Questo sicuramente andrà a dare un'attrattiva maggiore al nostro artificiale. Quindi sfruttiamo anche così qualche colpetto per sfruttare il rolling e il bobbling, ma anche diamo qualche bacchettata, facciamolo fermare per un secondo. Il pesce deve percepire che il nostro artificiale è un pesciolino morente, e infatti già lo inseguivano, però roba molto molto piccola. Deve essere percepito come un pesciolino che sta per morire, che non può scappare, e quindi possono aggredirlo facilmente e assicurarsi il pasto. Chiaramente troveranno poi il nostro artificiale. E riproviamo. Momenti un po' scomposti, anche però sfruttando un po' il rolling e il bobbling dell'artificiale stesso. Eccolo! Sicuramente sciarrano. E infatti è un bello sciarrano, molto bello, ottima taglia. Ottima taglia di sciarrano che andiamo subito a liberare. Eccolo qua, preso pelo pelo, ed ecco qua, simulando un pesciolino ferito abbiamo preso un bellissimo sciarranotto, molto molto bello, che andiamo a liberare. Quindi come vedete basta seguire poche linee guida e le catture arrivano se siamo nel periodo dell'anno giusto, e chiaramente magari in uno spot che già abbiamo studiato e lo conosciamo e sappiamo come funziona. Ok, dato che noi stiamo facendo una pesca sportiva di divertimento, proviamo a montare un minnow ancora più piccolo. Questo è un Kingdom, quindi come vedete non c'è bisogno nemmeno di andare su artificiali costosi, e vi assicuro che funziona questo Kingdom piccolo piccolo. Chiaramente qui andiamo su una pesca proprio veramente delicata, quindi chiaramente stiamo parlando di un artificiale che è sui 3 grammi, forse addirittura meno, quindi è chiaro che serve la canna adatta. Magari una canna come questa sotto il grammo, diciamo che non è la prima canna che normalmente si compra, però chiaramente nell'ultralight andare su una canna così leggera è molto divertente, perché anche un pesciolino piccolo comunque si sente. Questo è un artificiale molto simile in realtà all'X-Rap come tipologia, quindi solito movimento, bacchettate, sfruttiamo il rolling e il bobbling, bacchettate e così via. Andiamo a vedere se troviamo qualche pesce in qualche tana. Eccolo! Non si è fatto attendere, un piccolissimo sciarrano. Piccolissimo sciarrano. Non si è fatto attendere. Aspetta che lo liberiamo.
Guardate che meraviglia. Ecco qua, questo è piccolino, però anche lui non ha saputo resistere al ninno. Lo andiamo a liberare. Bellissimi, pesci meravigliosi, aggressivi, ci fanno veramente divertire. Molto molto bene. Ok, qua c'è qualche scoglio più affiorante, non che non si possono usare i minnow usati bene, però proviamo a sondare con una gomma. In questo caso sto usando un black minnow con sistema, diciamo, anti-incaglio. Può essere utile in queste situazioni per sondare questi scogli. Chiaramente il black minnow è una di quelle esche adatte a pesci che tendono a spirare, che quando mordono generalmente lo rompono, difficilmente rimangono allamati, quindi fondamentalmente il target è sempre quello, sciarrani, cernotte, qui chiaramente in altri contesti spigole e quant'altro. Allora, nel caso della gomma la situazione cambia, perché abbiamo un movimento dell'esca completamente diverso, fondamentalmente si muove la codina, lo possiamo fare scendere a fondo relativamente con calma, e anche i movimenti che faremo con la canna saranno diversi, saranno più di accompagnare l'esca. Qui andiamo a imitare sì un pesciolino, ma anche un invertebrato. Diciamo, a noi interessa poco se il pesce alla fine ritiene che sia un pesce o un invertebrato, l'importante è che decida di attaccarlo. Quindi qualche balzello sul fondo. Vedete, quando mangiano la coda generalmente sono sparidi, però in realtà può funzionare anche così. Magari con un movimento diverso può funzionare. Questi sono mangiati, lo attaccano, ma sono, hanno attaccato. Ce l'ho ragazzi, ce l'ho anche senza coda. Non so cosa ho preso. Uno sciarrano. E lo sapevo che anche senza coda, se facevo un movimento diverso, ti acchiappavo. Piccolissimo sciarranotto sul black minnow senza coda che andiamo a liberare. Ecco, vedete, ci si deve adattare. In questo caso sicuramente qualche sparide aveva tagliato la coda della gomma, però muovendo in modo più rapido, come se fosse una sorta di gamberetto sul fondo, alla fine lo sciarrano è arrivato. Quindi adattarsi sempre alle situazioni. In alcune situazioni potremmo andare a stimolare il pesce in modo diverso, magari con un minnow un po' più pesante, che magari dovremmo muovere un po' più velocemente, visto la profondità esigua, perché è molto affondante. Però in alcune situazioni le forti vibrazioni che producono questo tipo di artificiali può essere molto molto attrattivo. In questo caso ho montato lo shake minnow dei ragazzi di Life and Spinning, questa spettacolare colorazione occhiata, veramente bellissima. Andiamo a vedere se stimoliamo l'attacco di qualche predatore. Sono artificiali che ci permettono di fare anche, lì c'è stata una cacciata tra l'altro.
il movimento che faremo è simile a quello di un minnow normale, però caratterizzato da una maggiore velocità. Lui farà delle vibrazioni estreme. Ecco qua. Cosa erano le cacciate? Aguglie. Ho avuto l'inseguimento di 3 aguglie, quindi ci siamo tolti il dubbio della cacciata chi era. Aguglie piccole però, molto piccole. Quindi bacchettate, movimento molto rapido, chiaramente diverso rispetto a quello del pencil, però comunque molto rapido. Praticamente dobbiamo fare... Eccolo! L'ho visto proprio che l'ha inseguito. Niente, ci ha lasciato, però era un bello sciarranotto che ha mangiato sul minnow dei ragazzi di Life and the Spinning. E ora ne prendiamo un altro. Ok, ci siamo spostati di qualche metro, quindi occhiata ferita, quindi movimenti scomposti, rapidi. Stiamo scappando, qualche predatore ci ha ferito e noi scappiamo. Forse l'abbiamo beccato, sì sì. Non è grande, è un piccolissimo sciarranotto. Piccolissimo sciarranotto che però... Un piccolo sciarranotto che non ha resistito all'occhiata impazzita dei ragazzi di Life and the Spinning. Lo andiamo a liberare. Oggi gli sciarrani la fanno da padrone, decisamente, però va bene, dai, alla fine il target è quello, anche se cambiassimo specie mi farebbe anche piacere, però va bene. Ok, abbiamo finora utilizzato 2 tipologie di minnow, quello diciamo da utilizzare lentamente, con forte rolling e bobbling, ne abbiamo utilizzate un paio. Poi abbiamo usato un minnow appesantito che ha funzionato egregiamente. Proviamo un'altra tipologia di minnow, questo è il pince minnow della Yozuru in particolare, ma ovviamente ce ne sono di tante marche. Questo non ha grande capacità di lancio, quindi serve a sondare le zone qua vicino, però ha un movimento. Essendo estremamente floating, possiamo dargli dei colpetti. Pa, 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 pa. Questo per sondare le zone vicine è perfetto. Quindi andiamo estremamente lenti, dando dei colpetti, quindi stop and go, pitching, per la precisione se vogliamo utilizzare un termine tecnico. E andiamo a sondare tutti gli scogli qua vicino alla ricerca di qualche tana, di qualche predatore. Quindi fitch, 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 pum, 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 pum. Allora, come descrivervi il nuoto di questo artificiale? Ricorda un micro long jet, magari se avete avuto esperienza magari di spinning medio. Un micro long jet floating. Eccolo, questo per sondare gli scogli vicino è micidiale. È sempre lo sciarrano che non resiste. Vabbè, col pins della Yozuru lo sciarrano ci sta tutto, ci sta assolutamente tutto.
andiamo a liberare. Ed ecco lo sciarranotto che non ha resistito al pins dello Yozuri. Lo andiamo a liberare. Vabbè, il pins è proprio perfetto per andare a sondare questi scogliettini proprio vicino alla riva. Ok ragazzi, queste sono le condizioni ideali per utilizzare il mitico Minnow dello zio Vash, Vash 85. Vi metterò anche il canale, un ragazzo simpaticissimo, è un caro amico che costruisce questi piccoli Minnow, e questo me l'ha fatto con i colori di Spinning Time, spettacolare, meraviglioso, scusate, avevo una zanzara. E questo qua non so quanto pesa esattamente, sarà su 5-6 grammi e andremo a trattarlo come un Minnow appesantito, cioè un Minnow pesante, quindi movimento rapido, perché comunque è un affondante, si muove da Dio. Questo, con questo becchiamo, sempre scordinato, cerco di scordinarlo. Eccolo, col mitico Minnow dello zio Vash abbiamo acchiappato, e se lo sapevo che avremmo acchiappato. Ok, lo sciarranotto sul mitico sul mitico Minnow dello zio Vash, che non poteva non colpire, insomma. Spettacolo. Ecco qui il piccolo sciarrano, però sul Minnow dello zio Vash con i colori di Spinning Time. E andiamo a liberare. Grande Vash. Vi metto anche il link del canale in descrizione, seguitelo perché è veramente molto molto bravo. Ebbene amici, anche per oggi il video finisce qui. Abbiamo fatto questo excursus nel mondo del light spinning in condizioni di spiaggia bassa e rocciosa, e con la presenza assidua di sciarrani oggi, però normalmente qualche specie diversa capita, però oggi proprio gli sciarrani super presenti e super aggressivi. Abbiamo provato un po' di tutto, vari tipi di minnow, quelle gomme, e spero che questi consigli, soprattutto a chi sta cominciando, a chi si sta cominciando ora ad approcciare al light spinning, possano essere utili. Io vi invito pure a guardare il video precedente, che troverete molto interessante, sull'utilizzo dei pencil per il light spinning ai Caraibi. Ebbene amici, io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, mettete il like al video, e ovviamente noi ci vedremo alla prossima pescata.